Il Pescara ha dato la prima importante risposta sul campo. Alla settima giornata è arrivata la prima vittoria, un piccolo passo in avanti, facendo di necessità virtù, dunque con una condotta molto accorta e massimizzando gli errori degli avversari. A mandare in confusione la retroguardia del Cittadella è stato Damir Seter, che nel giro di un paio di minuti ha trasformato in oro due lanci dalle retrovie. I difensori di Venturato ci hanno messo del loro, ma l'attaccante colombiano ha ancora una volta dimostrato che quando può andare fronte alla porta in progressione può essere irresistibile. Per il giocatore arrivato in prestito da Cagliari nell'operazione Zappa sono i primi gol biancazzurri. Gioia sì, ma contenuta, perché ora bisogna proseguire la risalita in classifica. Molto contento perché alla fine abbiamo potuto fare una gara molto molto buona. Siamo tutti una squadra che vuole fare bene, l'abbiamo fatto bene oggi. Penso che questa è la strada giusta. Spero poter continuare a allenarmi così, con la testa bassa, e continuare a segnare, che è lo che mi piace. Sì, sì, questo è il vero Pescara, una squadra che non mollato mai, non ha mollato nessun centimetro. Quindi credo che questa è la strada giusta. Oggi tutti abbiamo fatto una bellissima partita e spero che la squadra continui a avere la stessa testa che abbiamo avuto oggi. Con una sola partita, Seter ha eguagliato il bottino di reti dell'intera scorsa stagione al Chievo, quando per lo più è stato impiegato da esterno. Ovviamente l'anno scorso ho avuto tanti problemi rispetto alla parte tecnica. Ogni giorno provo a allenarmi, provo a migliorare la parte tecnica, il controllo, l'attacco alla porta, e penso che grazie all'allenamento ogni giorno sto migliorando. Il calcio di Oddo è improntato sul possesso di palla, ma lo stesso tecnico pescarese ha confermato che modulo e condotta di gioco vanno rapportati ai giocatori a disposizione. La gara di sabato scorso può dire che un calcio meno palleggiato e più verticale può essere una chiave di volta, magari abbassando il baricentro per consentire alla difesa di subire di meno e puntare sulle ripartenze e sugli strappi dei vari Seter, Vokic e Maestro, con la possibilità di rivalutare la situazione quando Galano sarà al 100% e quando Asensio sarà pronto per giocare dal primo minuto. Ragionamenti che Oddo e il suo staff potranno calare sul campo proprio in questi giorni di sosta del campionato per le nazionali. Si tornerà a giocare sabato 21 a Ferrara con la SPAL e nel frattempo Oddo può recuperare i vari Omeonga, Bocic, Riccardi, Bocchetti e portare ad una migliore condizione Valdifiori. Ci vorrà ancora un po' di tempo per Drudi e Antei. Nel frattempo gli allenamenti al Poggio proseguiranno senza i nazionali, Memushai in Albania, Maestro e Bellanova in Under 21, che saranno impegnati con le rispettive selezioni fino a mercoledì prossimo e dal giorno dopo torneranno a disposizione per preparare il match con la SPAL.